Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, quest'oggi torniamo a parlare di Sonoff. Lo faremo questa settimana, ma anche per le prossime due settimane, visto che mi hanno inviato due nuovi modelli da testare, quindi creeremo altri due video. E niente, in più mi sono fatto inviare questo modello, che è un modello diciamo un po' vecchiotto, visto che ha un annetto di vita, ma in questo anno mi avete contattato in tantissimi chiedendomi come si fa a collegare il pulsante sali e scendi. Visto che negli altri video che hanno fatto su YouTube nessuno ha fatto vedere come si effettua il collegamento. Anzi, se devo essere sincero, il video che ho visto io, nessuno ha fatto vedere anche come si collega il motore delle tapparelle. Partono già tutti direttamente col motore già collegato e vi fanno vedere soltanto come funzionano le impostazioni, che tra l'altro sono tantissime, visto che questo è il modello di punta, e in più vi fanno vedere come funziona l'applicazione Levi Link, che è la solita applicazione della Sonoff. Niente, il modello è questo, come vedete è un po' grosso, un po' difficile trovare lo spazio dove tenerlo in casa, e come vedete in alto, come avete visto, c'è già il pulsante collegato. Mi è piaciuto tantissimo testare questo Sonoff perché al suo interno ci sono tantissime impostazioni per la gestione degli apparecchi che ci colleghiamo. Vi faccio un esempio: al suo interno c'è uno switch che, switchando dalla parte dedicata ai motori, si può trasformare il pulsante da un pulsante sali e scendi a un pulsante sali e scendi interbloccato. Quindi non c'è bisogno di comprare un pulsante interbloccato, ci penserà in automatico il Sonoff a crearlo. In più, se switchiamo dall'altra parte, che è la parte dedicata alle luci, possiamo decidere se temporizzare le luci, quindi le accendiamo e si spegneranno da sole, questo però in un lasso di tempo da 1 a 16 secondi. Poi vi farò vedere come si effettua la programmazione. In più si può anche accoppiare un telecomando come questo, come vedete questo è un telecomando, purtroppo io il telecomando che avevo in casa ha soltanto due pulsanti, se ne può comprare uno con quattro pulsanti e quindi chiaramente si possono programmare i quattro canali, quindi possiamo accendere e spegnere qualsiasi luce ci interessi. Niente, prima di farvi vedere come si effettua il collegamento al pulsante del Sonoff, vi parlo degli altri due Sonoff che mi sono arrivati. Questo è il Sonoff Mini, come vedete, piccolissimo, si inserisce nella scatoletta degli interruttori e dei deviatori, quindi possiamo gestire le luci tramite questo apparecchio, che sarà il prossimo video che faremo. E poi mi è arrivato un altro che è molto interessante, visto che lo produce soltanto la Sonoff, o almeno io ce l'ho cercato, di altre marche non esistono in rete. Sarebbe questo, come vedete ha un telecomando, si collega al ventilatore da soffitto, possiamo quindi accendere la luce del ventilatore, oppure accendere il ventilatore, o gestire la velocità. Purtroppo io non ho un ventilatore, quindi me ne dovrò procurarmene uno, andrò a comprarlo al Brico, visto che costano all'incirca 17 euro. Vi lascerò il link in descrizione di Banggood se vi interessa comprare questi tre apparecchi. Questo costa 7 euro, quindi tantissimo in meno in confronto ai suoi competitor, che sono Shelly 2 o Power Home, che costano 4-5 volte in più. Costa 7 euro se ne comprate uno, poi c'è la confezione da 2, se ne comprate due costano 11 euro. Partiamo con l'alimentare sia il Sonoff, che è tramite questi due morsetti, ma poi dobbiamo anche portare l'alimentazione ai due relè che ci serviranno per collegare il motore e infine anche al pulsante per il sali e scendi. Allora, la prima cosa che facciamo è colleghiamo il cavo blu che è neutro. Creeremo il primo cavallotto, che vedete, lo facciamo qui, quindi cosa faremo? Colleghiamo il primo morsetto col cavo blu e poi porteremo il cavo blu direttamente al blu del motore. Seconda cosa, collegheremo il cavo della fase, che è questo. Porteremo la fase sia al Sonoff tramite il secondo morsetto, ma poi creeremo anche un cavallotto, come vedete qua, fase, e collegheremo anche la fase al secondo morsetto del primo relè. Così abbiamo alimentato anche il primo relè. Poi, come vedete, ho già preparato qua un cavallotto per farvi vedere come si porta la corrente direttamente al secondo relè. Quindi dal terzo morsetto al secondo morsetto del secondo relè, così abbiamo portato l'alimentazione anche al secondo relè. Ora portiamo la corrente anche al pulsante sali e scendi. Come vedete, la corrente dal pulsante sali e scendi si porterà da questo morsetto, che sarebbe il terzo morsetto del secondo relè. Ora non ci resta che collegare i cavi del motore e creare altri due cavallotti, come vedete sono questo
questo che servono per collegare sia il motore ma anche le derivazioni per i pulsanti sali e scendi. Quindi come prima cosa faremo uscire il cavo marrone dal primo morsetto, creeremo un collegamento qui, porteremo sia il marrone sia al motore ma anche per dare impulso al pulsante sali e scendi. Secondo cavallotto che creeremo, che è questo, lo prenderemo dal primo morsetto del secondo relè, che è questo, creeremo il cavallotto e porteremo l'impulso anche al secondo inserimento del pulsante. La prima cosa che vedremo è come si accoppia il telecomando al son off. Come vedete qui ci sono quattro pulsanti, ogni pulsante è collegato a un relè. Il collegamento del telecomando è semplicissimo, basta schiacciare velocemente per due volte il tasto e poi tenere premuto il pulsante che c'è sul telecomando. Come vedete, quando lampeggerà velocemente vuol dire che è stato accoppiato il telecomando. Ora colleghiamo l'altro pulsante. Questo è lo switch di cui vi parlavo. Se vedete, se è spostato nel lato sinistro, serve per il collegamento alle luci. Se lo spostiamo nel lato destro, serve per trasformare il pulsante in pulsante interbloccato. Come vedete, adesso posso accendere tutti i tasti perché chiaramente non sono interbloccati. Per spostare lo switch, ricordatevi che dovete sempre togliere la corrente all'alimentazione del son off. Ora che abbiamo spostato lo switch sul lato di destra, se accendiamo un relè, ora tentiamo di accendere l'altro relè, come vedete. Questa è la funzione interbloccata. Come vedete, si può alimentare il son off anche a 12 volte. Questa è la presa per il 12 volte. Questi sono gli switch di cui vi parlavo. I primi servono per segnalare, per far funzionare i relè, quindi come vedete sono 4 switch, i relè sono 4, quindi spostando il relè da 0 a 1 si sceglierà di far funzionare un relè. Come vedete qua ci sono altri 4 switch, questi switch secondo una tabella che c'è posta sul retro, spostandoli, quindi da 0 a 1 con modalità diverse, si potrà decidere quanto sarà temporizzato il relè. Come ultima cosa collegheremo l'applicazione al son off. Prima cosa bisogna tenere premuto il tasto per circa 7 secondi fino a quando la luce non lampeggerà velocemente. Ora facciamo partire l'applicazione. Come avete visto, il dispositivo è stato agganciato. Qui possiamo nominare il nostro son off. Io vado avanti. Come avete visto, qui ci sono i 4 canali. Ora possiamo attivarli tramite l'applicazione. Siamo giunti al termine della recensione, se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, così sarete avvisati con le mie prossime recensioni. Buona serata.